abbiamo deciso di aiutare i più fragili e qui è nata una maratona, perché io, facendo amatorialmente delle fotografie all'interno dei trailer per passione mia personale, ho voluto coinvolgere tutti i miei amici. È stata veramente una bellissima sorpresa e un'ulteriore conferma che lo sport unisce e in ambito solidale riesce anche a raggruppare fino a ben 30 società e associazioni per veramente un unico credo, quello solidale. Un euro donato per ogni chilometro percorso, e così ieri è andato in scena l'ultimo atto della grande corsa di solidarietà. Si tratta di Dona un respiro, iniziativa di podisti e camminatori che si è svolta il 19 e il 20 dicembre scorsi a favore delle RSA della provincia, che adesso si è conclusa con la cerimonia di premiazione allo stadio di atletica Enzo Tenti. Felici ma soprattutto grati, perché anche in un momento così difficile la dimostrazione che la città ha tenuto, che ha saputo stare insieme, che ha costruito delle realtà di solidarietà. I riconoscimenti sono andati alle società e alle associazioni sportive, oltre agli ordini professionali che hanno preso parte al progetto, assieme ai 30 kit sanitari destinati ad altrettante RSA selezionate direttamente dai partecipanti. Il materiale è stato acquistato infatti proprio grazie alle donazioni ricevute, oltre 7.000 euro. 30 associazioni di tutta la provincia e tramite lo sport sono riuscita a donare 30 kit medio-sanitari a 30 RSA del nostro territorio, quindi un'azione di solidarietà importante, concreta, in un momento difficile attraverso l'unione e la solidarietà tipica del mondo dello sport.